Continuiamo a parlare della GPL 3 o GNU GPL General Public License per intenderci. Nel primo video su questo argomento abbiamo parlato quindi dei concetti generali e dei mezzi di distribuzione. Oggi invece parliamo dei brevetti, dell'attivizzazione e della viralità della licenza. Ma prima di iniziare il video di oggi vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto e di attivare le notifiche che le trovate nel pulsante. Accanto, anzi al pulsante rosso dove di solito vi iscrivete, la campanellina, va? E partiamo col video di oggi. Nella sezione 11 della General Public License, la GPL affronta chiaramente il problema dei brevetti. Cosa sono sostanzialmente i brevetti? Sono un altro strumento di restrizione apposto sulle opere di ingegno, che appunto limita ulteriormente le libertà che un utente può avere riguardo quell'opera di ingegno. A tal proposito, se un licenziante concede in licenza un software che prima era sottoposto a brevetto, tramite licenza GPL deve esplicitamente dichiarare che tale brevetto su quella copia decade e pertanto tale opera d'ingegno d'ora in avanti sarà invece distribuita secondo licenza GPL, ovviamente versione 3. Un altro ulteriore problema che ha dovuto affrontare la General Public License nel 2005 è il fenomeno legato a un decoder, il TiVo. Sostanzialmente era un decoder, anzi è un decoder che permette la visualizzazione di particolari canali a pagamento, la famosa pay per view via cavo, che guarda il caso sul suo dispositivo montava un software GNU Linux, quindi un software free software. Ora, il problema qual è? Che sostanzialmente, essendo un software free, questo software doveva essenzialmente essere messo a disposizione dell'utente per il suo studio, per la sua modifica, per la sua ridistribuzione e ovviamente per poterlo utilizzare per qualsiasi scopo. Tuttavia, il TiVo poneva delle particolari restrizioni hardware che impedivano all'utente di poter accedere a questo tipo di software. Stallman, infastidito da questo fenomeno, che era palesemente contrario ai principi esposti nella General Public License, però versione 2, perché la General Public License, non l'ho detto nel primo video, alla versione 3 viene rilasciata nel 2007, non pone questi particolari limiti. Pertanto questo fenomeno di limitazione hardware all'utilizzo del software free software venne chiamato con il termine tivoizzazione. Quindi sostanzialmente la GPL 3 che cosa fa? Elimina questo tipo di strumento di limitazione hardware, disponendo che qualora tale fenomeno si dovesse riproporre, questa applicazione di limitazioni hardware rappresenterebbe una chiarissima violazione dei termini di licenza con il quale è rilasciato questo software free software o open source software. Non solo, è stata anche fortemente voluta da parte della Free Software Foundation che venisse manifestata l'intenzione di dover rilasciare sempre il codice sorgente di quel software applicato a quel determinato dispositivo, non soltanto per una questione di principio, ma anche per funzionalità appunto di studio, di implementazione delle funzioni e quindi di miglioramento di questo software su quella tipologia di macchina. Ovviamente non è l'ultimo problema che la GPL ha dovuto affrontare. Quindi, oltre ai brevetti, oltre all'attivizzazione, un altro problema è stato quello dell'accusa di viralità. Che cos'è la viralità? Beh, la conosciamo oggigiorno, è un fenomeno che riguarda la rapida diffusione, per esempio, di contenuti. Immaginiamo i video stupidi su YouTube, no? Abbiamo questo video che diventa appunto virale e che magicamente ci troviamo dappertutto, Facebook, WhatsApp, Telegram e così via dicendo. La viralità invece applicata su software free software, open source software, non è dissimile, appunto è un fenomeno che si manifesta un po' come una sorta di macchia d'olio, quindi che si espande e in qualche senso non possiamo fermare. Ma è un'accezione negativa? Assolutamente no. Perché non è un'accezione negativa, ma anzi assolutamente positiva? Se ci ricolleghiamo al fenomeno della ridistribuzione, basta pensare a un semplice calcolo mentale. Io ho 3 copie di Ubuntu, va bene? Do queste 3 copie a 3 miei amici. Per esempio, ne do una ad Elytra, una a Mordentech e una a Sadditech. Loro, a loro volta, ne possono creare tot numero copie. Immaginiamo quindi che Elytra ne faccia altre 3 copie di quel software.
e le distribuisca per esempio ad altrettanti canali. E così facciano pure Mordentech e Sadditech. A quel punto ognuno si farà le sue copie e le distribuirà ad amici. Così facendo si ottiene una distribuzione e una divulgazione di questo materiale senza che apparentemente ci sia un controllo. In realtà stiamo proprio applicando quello che è il contenuto delle licenze. Questo fenomeno della viralità, che poi prende proprio il nome di clausola di viralità, è esclusività della GPL. Infatti nella MIT, nella BSD, nella Apache e nella Mozilla questa clausola non è assolutamente presente. Questo perché quindi, in quei casi, essendo software semi-liberi, cioè quindi software che un giorno potrebbero anche diventare a pagamento, nel caso della GPL, questo software e i software quindi derivati rimarranno sempre ed esclusivamente ad uso GPL. Ovviamente il termine viralità da chi è stato creato, se non dalle multinazionali, che vedevano in questa divulgazione di questi software un pericolo per il loro commercio. Ovviamente è facile applicare la clausola di viralità a software che sono completamente GPL. Nel caso invece delle librerie di sistema, come vi avevo detto nel video precedente, è stata rilasciata una lesser GPL, cioè una GPL più leggera, che riguarda esclusivamente i software di libreria di sistema. In quel caso, quindi nel caso di software aggregati, come vi avevo detto la volta scorsa, la clausola di viralità rimane, ma solo su quella parte, cioè solo sulle librerie di sistema rilasciate ovviamente con GPL o lesser GPL, senza compromettere ovviamente il resto del software proprietario e senza che questo software proprietario possa, o comunque rilasciato anche con altre licenze, possa compromettere il software di libreria di sistema rilasciato in lesser GPL. Quindi questo è bene o male il principio, o meglio ancora la clausola di viralità. Con questo si conclude questa seconda parte riguardante la General Public License e credo bene o male di aver detto tutto. In realtà sono onesto, ci sarebbe ben più da dire riguardante per esempio i termini di accettazione, i termini di responsabilità, altri terminologie che non stiamo qua ad affrontare. Ovviamente cosa importante, la GPL è solo, ma mi pare già di averlo detto nel video precedente, in inglese, questo in modo tale da non compromettere ovviamente il significato stesso della licenza, perché tradotti termini come per esempio license, in italiano la traduciamo male in licenza, quindi ci sarebbe, diciamo, un quid pro quo, quindi un sorta di non comprensione dei termini, non mi viene altro in mente da dire che possa quantomeno realizzare appunto questo tipo di terminologia, cioè rendere giustizia a questo tipo di terminologia. Quindi è preferibile sempre che venga lasciato in lingua originale e che ovviamente non sia applicabile a nessun sistema giuridico. Mi spiego meglio. Se io per esempio rilascio un software con GPL e ci sono dei problemi riguardanti magari un licenziante o un licenziatario o così via dicendo, o altri soggetti coinvolti, ovviamente il foro competente qual è? Non esiste foro competente, ovviamente sarà per esempio quello del licenziatario, chiaro? Quindi di chi riceve la licenza software. Quindi se per esempio rilascio software e quello che lo riceve in Germania, il foro competente in teoria dovrebbe essere quello tedesco, ma in ogni caso viene sempre lasciata libertà alle due parti di decidere per un foro competente differente. Ma queste sono terminologie giuridiche che a noi al momento non interessano. A questo punto io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, mi raccomando iscrivetevi ai social se non l'avete fatto, lasciate un like al video, mi trovate su Instagram, Telegram, appunto il gruppo Telegram lo trovate in descrizione e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Un abbraccio dal vostro Reshidoze, ciao ciao!